kiss for you. Milly Carlucci piange disperata in TV, grave lutto rivelato a Una Mattina. Colpo di scena in diretta per Milly Carlucci, apprende la notizia della morte di Bibi Ballandi in TV. Una drammatica notizia quest'oggi ha sconvolto Milly Carlucci, video, la conduttrice di Cancelletto Ballando con le stelle su Rai 1, la quale durante la sua ospitata in diretta a Una Mattina per presentare i nomi dei primi concorrenti del cast della nuova edizione del suo show del sabato sera è stata informata della morte del produttore Bibi Ballandi, che in questi anni ha prodotto la sua trasmissione di enorme successo su Rai 1. Lutto shock per Milly Carlucci, scopre la notizia in diretta. Un colpo di scena a dir poco shock per Cancelletto Milly Carlucci, la quale quest'oggi aveva dato il via a quello che lei ha definito il Ballando Day, con il quale intendeva presentare in tutte le trasmissioni del daytime della rete Ammiraglia Rai quelli che saranno i nuovi VIP che vedremo in gara in questa nuova edizione dello show in onda dal 10 marzo. Ad un certo punto della chiacchierata, però, intorno alle 9.43 circa i conduttori di Una Mattina hanno interrotto Milly Carlucci e con grandissimo imbarazzo hanno detto che dovevano darle una spiacevole notizia che sicuramente non l'avrebbe destabilizzata non poco. A quel punto la padrona di casa di Una Mattina, Benedetta Rinaldi, ha detto a Milly Carlucci che era giunta pochi minuti fa, alle 9.36 è stata battuta l'agenzia, la notizia della morte di Bibi Ballandi, che si è spento all'età di 71 anni dopo un periodo di malattia che l'ha portato alla morte questa mattina. È morto Bibi Ballandi, ecco chi era. Un grande dolore in diretta per Milly Carlucci, la quale nel momento in cui ha appreso la drammatica notizia della morte del produttore di Ballando con le stelle e anche suo amico di vecchia data, non ha saputo trattenere le lacrime in diretta e l'abbiamo vista piangere nascondenosi dietro ai suoi occhialoni da sole che aveva già indossato per l'ospitata a Una Mattina di oggi. Un grande lutto per tutto il mondo della televisione italiana, video. Visto che Bibi Ballandi è stato uno dei produttori più influenti del piccolo schermo che ha prodotto i grandi show di questi ultimi anni. Uno fra tutti è stato il più grande spettacolo dopo il Weekend, l'ultimo show di Fiorello trasmesso in diretta su Rai 1 qualche anno fa che ha fatto degli ascolti record con oltre il 40% di share. E poi ancora nel corso della sua lunga carriera oltre ad essere il produttore di Ballando con le stelle è stato anche quello di Ti lascio una canzone, il baby talent di grande successo condotto per svariati anni da Antonella Clerici da Sanremo.